Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di uno dei principi del male, Asmodeo. Asmodeo è una figura misteriosa e affascinante, spesso associata ai demoni e al male. Nella tradizione esoterica e religiosa viene descritto come un'entità potente e maligna, capace di influenzare il comportamento umano e causare disordini. La sua presenza è avvolta da un'aura di terrore e fascino. Il nome Asmodeo deriva dall'antico persiano Aeshmadaeva, che significa demone della collera. Questa etimologia riflette la natura violenta e distruttiva attribuita a quest'entità. Col tempo, il nome ha subito varie trasformazioni, adattandosi alle diverse culture e lingue che lo hanno adottato. Nella mitologia persiana è conosciuto come Aeshma, uno dei demoni più temibili. È descritto come una forza caotica e distruttiva, sempre pronta a seminare discordia e conflitti. La sua figura rappresenta un pericolo costante per l'ordine e la pace nel mondo. Nel zoroastrismo, Aeshma rappresenta la personificazione della rabbia e della violenza. È uno degli spiriti maligni che si oppongono a Ahura Mazda, il dio del bene. La sua influenza è vista come una minaccia per l'equilibrio cosmico e la giustizia, rendendolo un avversario temuto e odiato. Il concetto di demoni, tra cui Asmodeo, è diffuso in molte religioni e culture. Questi esseri sono spesso visti come personificazioni del male e delle tentazioni umane. La figura di Asmodeo incarna perfettamente queste caratteristiche, rappresentando un'entità che incita alla distruzione e alla corruzione morale. Asmodeo è citato nella Bibbia ebraica come uno dei demoni più potenti. La sua figura emerge principalmente nel contesto di racconti che trattano di tentazioni e punizioni divine, sottolineando la sua natura malvagia e il suo ruolo come antagonista delle forze del bene. È spesso associato al peccato e alla lussuria. Egli rappresenta una delle principali entità demoniache che cercano di corrompere l'anima umana, mettendo alla prova la fede e la moralità degli individui. La sua presenza è un monito contro le tentazioni terrene. Nel libro di Tobia appare come un demone che uccide i mariti di Sara prima della consumazione del matrimonio. Tobia riesce a sconfiggerlo grazie all'intervento dell'arcangelo Raffaele. Questo episodio illustra il potere di Asmodeo, ma anche la possibilità di sconfiggerlo con l'aiuto divino. La descrizione fisica di Asmodeo varia tra le tradizioni. Spesso è raffigurato con tre teste, quella di un toro, di un uomo e di un ariete. Questa rappresentazione simbolica riflette la sua natura complessa e malefica, unendo caratteristiche di vari animali per esprimere la sua potenza e pericolosità. Nei miti medievali assume spesso il ruolo di demone della lussuria, una figura temuta e al tempo stesso affascinante. Descritto come un essere maligno, tentava gli uomini e le donne, portandoli a compiere atti proibiti e peccaminosi, minacciando così l'ordine morale della società. Durante il Rinascimento, divenne una figura centrale nella magia. Gli occultisti lo invocavano nei loro rituali, cercando di sfruttare il suo potere per ottenere desideri terreni. I grimori di quel periodo descrivevano dettagliatamente i rituali necessari per evocarlo e le precauzioni da prendere per non cadere vittima delle sue trame. Nei grimori è spesso rappresentato come un demone potente e astuto. Gli autori di questi testi offrivano istruzioni precise su come controllarlo e utilizzarlo per i propri scopi. La sua rappresentazione variava, ma la sua natura ingannatrice e seduttrice rimaneva costante, riflettendo le paure e le ossessioni dell'epoca. È strettamente associato ai sette peccati capitali, in particolare alla lussuria. Asmodeo e la lussuria sono due concetti inseparabili nella tradizione demonologica. Descritto come un demone che incita al desiderio carnale, veniva spesso chiamato il principe della lussuria. La sua figura simboleggiava il pericolo del desiderio incontrollato e l'importanza della virtù e della moderazione. La sua figura nella letteratura gotica rappresenta l'incarnazione del male e della tentazione. Gli autori gotici
lo dipingono come un demone affascinante e pericoloso, capace di sedurre e condurre alla rovina. Questo personaggio incarna le paure e i desideri repressi della società dell'epoca. Dante Alighieri menziona Asmodeo nella Divina Commedia, associandolo ai peccatori della lussuria. La sua citazione sottolinea l'influenza del demone sulla natura umana e il suo ruolo nel guidare le anime verso la perdizione. L'opera di Dante contribuisce a consolidare la sua immagine nella cultura europea. È protagonista di numerosi racconti popolari europei, dove appare come un astuto ingannatore e tentatore. Queste storie spesso lo vedono opposto a eroi e santi, creando un contrasto tra bene e male. La sua presenza nei racconti popolari rafforza la sua fama come figura demoniaca temuta e rispettata. Nel mondo contemporaneo, Asmodeo è un simbolo di desiderio e inganno. La sua immagine è utilizzata in contesti esoterici e artistici per rappresentare le lotte interiori dell'uomo. La sua figura continua a influenzare la cultura popolare, alimentando l'immaginazione e le discussioni sul concetto di male. In psicoanalisi è interpretato come una manifestazione dei desideri repressi e delle pulsioni inconsce. La sua figura è usata per esplorare la complessità della psiche umana, rappresentando le tentazioni che ognuno di noi affronta. Questa interpretazione aggiunge un ulteriore strato di profondità al personaggio. Figura affascinante e complessa, compare spesso nei sogni come simbolo di tentazione e desiderio. Nell'angelologia è spesso visto come un angelo caduto, un tempo appartenente alla schiera divina. Questa duplicità lo rende un simbolo potente della lotta tra bene e male, rappresentando la caduta dalla grazia e il conseguente tormento eterno che ne deriva. Nei rituali magici è invocato per la sua capacità di manipolare i desideri e le passioni umane. I grimori medievali descrivono dettagliatamente i metodi per evocarlo, sottolineando il pericolo e il potere che comporta. La sua presenza è un monito delle conseguenze del giocare con forze oscure. La psicologia del male vede in Asmodeo un archetipo delle nostre pulsioni più oscure. La sua presenza nei miti e nelle leggende rappresenta l'eterna lotta tra il bene e il male dentro di noi. Studi psicoanalitici lo interpretano come personificazione dei desideri repressi e delle tentazioni umane. Siamo giunti alla fine della storia di uno dei 7 principi del male. Metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche se vuoi rimanere sempre aggiornato. Grazie.